In molte parti d'Italia, tra cui la bassa bresciana, oggi è festa. Santa Lucia è venerata e celebrata alla stregua di San Nicola, di Babbo Natale e Gesù Bambino, e la tradizione del farsi regali in suo onore è estremamente antica. Ad Orzinuovi, qualche chilometro da Brescia, il regalo è stato confezionato, donato e scartato da una giovanissima ed entusiasta pallacanestro biella. I rossoblù, all'undicesimo tentativo, colgono la prima vittoria in campionato, 74-68 sul campo di quella che, più che una squadra, è un caso umano. Orzi rimane ultima a secco di vittorie, cosa inspiegabile considerando il valore della roster. La verità si nasconde nei corridoi del Palabertocchi. Quello che balza invece agli occhi è che una squadra con un budget risibile è riuscita a prendersi con merito 2 punti, giusto coronamento di tanti sforzi e tanti finali amari, e lo ha fatto sulla pelle di un avversario che, per talento ed esperienza, dovrebbe avere almeno 12 punti in più e che invece adesso vede da vicino l'abisso. Ad Orzi non basta un Super Renzi da 19 punti e 12 rimbalzi, ex dal dente avvelenato ma poco supportato. 15 per Corbett e 12 per Heps, nel complesso ben difesi. Ma la compagine bresciana ha patito l'imprecisione dall'arco dei 3 punti. Solo 6 le bombe scagliate e segnate in 40 minuti. È strano da scrivere e da leggere, ma Biella riesce addirittura a vincere la battaglia dei rimbalzi, sulla testa per di più dei già citati Renzi ed Heps. I rossoblù distribuiscono bene i punti e giocano di squadra. Esbruck segna meno, solo 12 per lui, ma smazza 6 assist preziosi. Bertetti, cuore di biellese, ne mette 12 e sforna una prestazione a tutto tondo. La palma del migliore se la prende Davis, 26 punti e 12 rimbalzi, ma offre anche delle sceneggiate poco sportive di fronte ai tifosi di Orzinuovi, poveri cristiani che pagano per vedere uno spettacolo improponibile e che non meriterebbero di venire sbeffeggiati da uno a cui si è visto sbagliare layup che nemmeno nel mini basket. Alla sirena finale la festa è grande. Biella vince la sua prima partita da giugno, agguanta il penultimo posto e vede concretizzarsi speranze di salvezza che non sembravano proponibili. Con un saluto e un ringraziamento a Santa Lucia e un sincero abbraccio ai tifosi di Orzi. Era una partita strana, stranissima, non è facile trovare a questo punto 2 squadre a 0 punti. Noi le abbiamo giocate tutte, loro ne hanno perse tante alla fine, quindi è chiaro che l'ha vinta chi ha curato meglio qualche particolare. Devo dire bravi i ragazzi perché temevo la loro esperienza, nel senso, loro ne hanno giocate tante come singoli di queste partite, noi no. Però i ragazzi hanno dimostrato fuori casa con delle sbavature dovute al fatto che sicuramente Orzinuovi ha più talento di noi. Sono riusciti a giocare una partita vera, da squadra vera, come stiamo giocando da mesi. È bella per il morale. La classifica non bisogna guardarla. Fino ad aprile bisogna andare avanti, lavorare e poi alzare la testa a vedere cosa succede. Se guardiamo la classifica, è la fine. Vi devo dire, io giro l'Italia da 35 anni, ho avuto soddisfazioni e meno soddisfazioni, ma trovare quello che sto trovando a Biella in un momento molto difficile per la società, con dei tifosi che hanno capito cosa stiamo facendo e sono un tutt'uno con la squadra, è la cosa più bella che mi è successa da tanti anni a questa parte.